giro in bici una decorazione premium che ha il valore di 1.250.000 di oro. Con questo video potremmo toccare per la prima volta il record di quasi 3 milioni, ragazzi. La super decoration. Vamos, oh mio Dio, che botta al cuore. Salve, bentornati su Heyday e bentornati in questo nuovo episodio folle. Cioè, questo è proprio una serie di quelle più malate che ci potevano venire in mente. Il primo episodio vi è piaciuto e quindi che facciamo? Facciamo il secondo, ragazzi. Come vedete al titolo, oggi parliamo di decorazioni premium gratis. Non so se capite. Prima di cominciare vi chiedo come sempre un super pollicione in su, l'iscrizione al canale e nello shop di Heyday sempre il codice Ferre. Se non lo usate, vi marciscono le pannocchie, mi raccomando. Prendiamo subito il toro per le corna. Oggi, grazie all'aiuto del nostro amico Kever, che in realtà è sempre il caro Mystic, il caro Daniel, lo chiamiamo in mille Dani, lo chiamiamo in mille modi, ma io lo chiamo Dani. Penso che sia io lo chiamo così, voi chiamatelo un po' come volete. Ma al di là di questa piccola crisi di identità, vabbè, lui ha una mega fattoria assurda. Abbiamo già fatto anche un video dove gli abbiamo fatto delle domande e quant'altro, lo trovate tutto quanto sul canale. La decorazione principale che c'è entrando nella sua fattoria è questa, ovvero giro in bici, una decorazione premium che ha il valore di 1.250.000 di oro. Guardate un pochettino nella mia fattoria, ce l'ho pure io. Ma per chi mi segue in live, qualche giorno fa, raggiungendo un nuovo livello, abbiamo sbloccato una nuova decorazione premium che è esattamente questa qua. Vedete, c'è subito scritto decorazione premium, si chiama Cantando nel la fattoria e c'è una capra che ha un ombrello in mano e si tiene a un palo. Questo 1.250.000 di oro lo andremo completamente ad abbattere come costo grazie al buon Dani. Quindi adesso cominciamo a fare la compravendita più assurda di anelli di diamante. Io sono su circa 1.500.000 di oro. Con questo video potremmo toccare per la prima volta il record di quasi 3 milioni, ragazzi. Allora, io direi di partire svuotando un po' di posto. Io ti faccio un piccolo prestito, ok? Però poi, per favore, ridammeli. Ti do i miei fedelissimi lingotti, ok? Ti do ben 40 lingotti di argento. In realtà, se poi non me li vuoi ridare, va bene lo stesso, giusto per la cronaca. Però te li do. Anzi, guarda, ti do pure i miei lingotti di oro. Questi so che a te piacciono particolarmente, quindi poi se alla fine te li vuoi tenere, va anche bene, ok? Non c'è problema. Prendi tutto quello che vuoi. No, però almeno faccio un po' di posto. No, magari ti do anche qualcosa che proprio venderei normalmente. Ok, ho questo, questo qua, questo qui. Insomma, abbiamo fatto un po' di posto. Adesso posso cominciare a comprare e vendere anelli. Ah, ok, no, quella del... mi ha fatto subito una correzione. Quella del maiale, il giro in bici, costa 1.000.000. A me costa 1.250.000. Per il semplice fatto che quella che vedete qui è la seconda che potrei comprare. Ma c'è un limite al quantitativo di giri in bicicletta che si possono comprare? Non c'è un limite, mi scrive. Ah, ok. Diciamo che avere 50 statue tutte quante uguali è un po'... è un flex, ma è un po' così come cosa. Noi puntiamo a collezionare tutte le statue come te, d'altronde. E tra l'altro, vi faccio rivedere, ragazzi, lui ce le ha tipo tutte, ok? Tutte le quattro principali, almeno. Pian piano le sbloccheremo, spero. Ah, mi dice che ci sono player che ne hanno tipo 50 di queste statue. Perfetto. Magari porteremo un video anche su questi player quando li scoveremo. E ragazzi, io direi che adesso vado dal buon Kever, vado dal buon negozio, soprattutto, boh, è già pieno, ragazzi, e comincio a comprare e vendere. Allora, questa qua è solo la prima botta di anelli. Io ovviamente parto a piazzare il tutto. Stiamo facendo tutto questo off streaming, come sempre, quasi di nascosto, perché ovviamente vogliamo fare in modo che il buon Dani riesca a prendere tutti gli anelli lui, senza avere gente che li compra al suo posto, che magari poi non le rivende. Quindi è anche una roba top secret, cioè una roba che sta avvenendo un po' così nell'ombra, ragazzi. Visto che ormai già l'altra volta avevamo cominciato a far così, ragazzi, io faccio molto rapidamente, compro e vendo. Cioè vado un po' da lui, un po' da me, non sto neanche più a raccontarvi tutto e faccio solamente un update, anche perché così lui si rende conto di quanto stiamo andando avanti. E per quanto riguarda il discorso dell'oro, siamo già a 1.665.000. Vuol dire che a
abbiamo fatto già più di 100.000 con un colpo, ragazzi. Ovviamente sono tanti anelli. Ovviamente vi ricordo che usiamo gli anelli perché sono l'item che costa di più, o meglio che può costare di più. E adesso guardate qua loro come aumenta. Sbam, andiamo a 1.750.000. Io ormai faccio direttamente avanti e indietro a piazzare e a comprare. E lui nel frattempo mi dice che al livello 59 si sbloccano le coperte e quelle costano tantissimo. Addirittura le coperte possono costare più degli anelli. Vabbè, le logiche dei dei, le coperte costano più degli anelli. Signori, mi ha appena fatto vedere quanto costano le coperte. Oh mio Dio, non vedo l'ora di sbloccarle allora. Ci faremo sicuramente un content. E devono essere delle coperte di buonissima fattura, credo, ragazzi. Ok, andiamo con un'altra tranche di vendite. Ok, eccoci qua, vediamo un po'. Arriviamo a 1.900.000 quasi, per pochissimo, proprio praticamente 1.900.000. Ok, allora con questa botta dovremmo arrivare a 2 milioni, vediamo un po'. E sì, 2 milioni, attenzione. Capite bene comunque sia, ragazzi, che quello che facciamo in questo tipo di video non è proibitivo per un player normale, è di più. Ok, noi lo facciamo per portare un contenuto, lo facciamo per fare qualcosa di veramente assurdo. Queste qua sono decorazioni che magari uno for fun con tantissimo tempo di gioco decide di piazzarsi per decorare la sua fattoria. Noi lo facciamo così in un video in pochi minuti, ma mi rendo conto che siamo dei folli. Però è per portarvi qualcosa di assurdo tutte le volte. Quindi oggi appunto andiamo addirittura a spendere 250.000 in più. Raccogliamo tutto e arriviamo sulla bellezza di 2.130.000. Qua abbiamo fatto anche un troll, mi ha messo 10 di grano e noi li pigliamo, ragazzi. La cosa assurda è che io in questo momento ho da dare da mangiare agli animali, da raccogliere il grano, da fare mille robe. Ma è talmente, insomma, impegnativo questo come processo di compravendita che ci si deve per forza concentrare solo su questo. Vediamo un pochettino con sta botta, arriviamo a 2.250.000, ragazzi, rigorosamente altri 10 di grano li pigliamo. Ok, andiamo a comprare di nuovo, cioè a vendere di nuovo tutto, vediamo un po', arriviamo a 2.374.000. Cosa sono limoni, sti affari? E io li sblocco tra 6 anni, i limoni. Tra l'altro costano un botto anche i limoni, mi dice. Benissimo, perfetto. Ma diciamo che se si spara il prezzo a chiodo, costa tutto quanto molto sue idee. Bisogna capire quanto è il costo di produzione, più che altro, per una persona normale. Ok, venduti di nuovo tutti. Andiamo a prendere tutte le monete. Arriviamo a quasi 2.500.000. Attenzione. Per produrre una coperta, vabbè, innanzitutto mi fa piacere sapere che la posso produrre anch'io, perché serve macchina da cucire. Ok, servono degli item che sono la zucca. Perché dovrebbe servire una zucca per produrre una coperta? È il cotone e delle piume di qualche animale. Piume per produrre una coperta. Ok, signori, con questa botta qua superiamo i 2.500.000. Arriviamo a 2.600.000. Ok, ci siamo quasi. Se i calcoli li ho fatti corretti, per non spendere neanche una moneta in più, dovremmo arrivare a 2.750.000, una roba del genere. Ok, abbiamo venduto di nuovo tutto quanto, raccogliamo e arriviamo a 2.720.000. Quindi in teoria arriviamo all'ultima tranche. Ok, vediamo un po'. Perfetto, di nuovo venduto tutto, andiamo a raccogliere. Qua dovremmo sforare di brutto. In teoria arriviamo a 2.836.000, ragazzi. Ne sono rimasti ancora 10, ciapalè. Però puntualmente, ragazzi, non si ferma. Ho capito, capito, capito. Vogliamo fare la cifra tonda. Ci sta, ci sta, ci sta. Siamo in pista, bagliamo. Ok, ripigliamo tutto. 2.935.000. Ok, ragazzi, ci dovremmo essere. Andiamo a vendere per l'ultima volta, cheat. Ok, facciamo così. Ok, ok. Ok, e adesso ci siamo sicuro, ragazzi. Vai, 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 e vai. 3.067.000. Cioè, praticamente potremmo anche comprarcene due e avanzare ancora delle monete. Però direi che è arrivato il momento, ragazzi. Adesso capite perché nel video precedente ho tolto i due muretti qua. Eh sì, perché io voglio mettere ovviamente le due statue ai lati della bacheca per flexare, proprio per fare la bacheca OP. Ah, tra l'altro vedo anche quando si sbloccheranno le altre due, a livello 49 e livello 52, quindi occhio, occhio Dani, perché non manca tantissimo, soprattutto per la prima. Andiamo qua, ragazzi, e posizioniamo la super decoration. Vamos. Oh mio Dio, che botta al cuore. Ah, dà anche 250.000 di XP. La mia domanda è adesso, come la tengo girata? In questa maniera? Oppure le tengo girate tipo così?
non so se tenere la capra rivolta verso, forse verso sinistra. Non lo so, ragazzi. Ah, tra l'altro, qui erano rimasti due botte da 10 di anelli. Vabbè, aspetta che te li compri, te li rivendo. Ok, perfetto. Grazie mille. E niente, raga, alla fine, più che non spendere niente, abbiamo chiuso il video con ancora più roba di prima. Vabbè, andiamo a fare giusto un attimino due lavoretti qua nella fattoria, perché ci abbiamo il latte da prendere dalle mucche. Abbiamo anche di una da mangiare, molto molto fast, che erano lì che aspettavano, poverine. Ah, ok, ci vanno le piume d'anatra per fare la coperta. Allora andiamo a raccogliere anche tutto quanto la pancetta. Ok, ridiamo da mangiare ai maiali. Ok, idem con le pecore, raccogliamo tutta la lana. Ok, mettiamo tutto quanto qui. Capre, raccogliamo il latte e li diamo da mangiare anche a loro. Ok, facciamo un po' di refill ai vari animali. Ok, facciamo così. Qua facciamo così. Ok, qua facciamo così. Qua facciamo così. Qua facciamo così. Qua facciamo così. Ok, e così. Ok. Ah, qua tra l'altro, guarda, guarda, abbiamo fatto un sacco di lingotti. Aspetta che mi recupero tutto e mi metto a fare un po' di collane. Facciamo partire di nuovo tutte le fornaci con il platino, poi con l'argento e così via. Andiamo a raccogliere anche qui. Andiamo a raccogliere anche qui. Ok, anche qua, anche qua. Spettacolo, spigliamo tutto questo. Questo qua, anche questo. Qua ci abbiamo tutti gli ortaggi da prendere. Andiamo a raccogliere tutti quanti fast. Ok. Top. È un po' scomodo, mi rendo conto, il tutto, ma arriverà presto il rework della fattoria, non vi preoccupate. Qua facciamo fuori le ciliegie, il cacao. Qua chiediamo aiuto per rigenerare la pianta. Raccogliamo qua anche tutti quanti gli item. Ok, mettiamo a fare un po' di roba qui. Mettiamo a fare un po' di roba qui. Mettiamo a fare anche un po' di vestiti qua. Ok, questi soprattutto fanno guadagnare un sacco di oro. Qua di nuovo ciliegia, pomodoro, magari uno, e uno alla mela. Ok, qua magari due alle more, uno alla ciliegia e uno alle mele. Qui mettiamo a fare un po' di gelati vari ed eventuali, tipo così. Ok, ok, qua abbiamo le zucche, tra l'altro, buono. Vabbè, qua ne mettiamo a fare a volontà di zuppe. Mettiamo a fare una cioccolata, una torta. Se c'è anche un po' di uova, Dani, mi fai una cortesia, perché paradossalmente sono corto di uova, renditi conto. Urca miseria, ah sì, questa qua è la roba che ti avevo dato prima, ma ci sono anche gli interessi qua. Vabbè, grazie. Mettiamo a fare magari un po' di popcorn al miele. Che poi chi è che si mangia i popcorn al miele? Vorrei capirla sta cosa. E anche se c'hai un po' di pannocchie, visto che ancora non me ne hai date praticamente. Ok, perfetto, grazie. Così più che altro qua possiamo mettere a fare un po' di torta. E per concludere, ragazzi, io direi di concentrarci un attimino sugli item speciali. Ah, tra l'altro qua, ragazzi, guardate, c'ho pure una bella cassettina con 5 diamanti dentro. Ma che botta! Che botta di chiappe, ragazzi. Credo che non mi sia mai uscita una cassettina così. Comunque qua mettiamo a fare un po' di pane nel frattempo. Giusto un po'. Vabbè, ragazzi, ma con che precisione. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69. No, c'ho il magazzino pieno. Vabbè, aspetta, magari posso spendere qualcosa. Allora, vendo 10 di questi. Controlliamo giusto qua, 6,59. Pigliamo questi. Posso tornare di qua, fare altro spazio facendo un'espansione. E che espansione, ragazzi, qua. Mamma mia. Vabbè, ragazzi, top espansione qua proprio. E poi posso prendermi sia questi che questi, teoria. Il limite dovrei averlo raggiunto proprio preciso preciso, infatti, grazie mille. E oltre all'espansione praticamente non so se riesco a potenziarmi il silo, ma praticamente è come se mi fossi potenziato anche il silo. Mi chiede se mi serve qualcosa per pulire. Guarda, una TNT e una sega, giusto giusto. Tra l'altro c'ho una super missione da fare, completa 2000 consegne con il furgone e me ne mancano 9. Questa me la scarto subito. 2000 consegne? Ma che mi stai a di? Allora, guarda che lavoro, guarda che lavoro, perfetto. Allora facciamo veloce pulito qui, tac. Spediamo via questa. Ok, puliamo anche questo. Puliamo anche questo. Raccogliamo di nuovo. Attenzione, silo pieno. Mettiamo a fare uno e uno di questi. 6 missioni mancanti. Perfetto. E ci dovremmo essere. Vediamo un pochettino se mi basta tutto. Consegniamo il platino, che tra l'altro mi dà una quantità di esperienza senza senso. Anche questo qua mi dà 1500 di esperienza, ragazzi. Anzi, sapete cosa faccio? Vado qua nel pass e mi vado a prendere un bel power up gratuito. Me lo faccio partire proprio subito subito. Attiviamolo subito. Ok, vamos, perfetto. Ok, in teoria 1999, ultima consegna.
legna, raccogliamo il grano e voilà, in teoria ci siamo, no? Eccola qua, infatti, partita. Oh yes, completa 2000 consegne, 3 gemme ci dà. Ah, e con 3 gemme possiamo anche potenziare qualcosa volendo. Ma oddio, sono un po' indeciso, eh. Ah, potrei potenziare la robetta, la macchinetta per fare i popcorn. Vai, vai, andiamo su questa, che qui praticamente in un modo o nell'altro popcorn ne facciamo sempre. Ma io direi che per oggi siamo giunti al termine, ragazzi. Vi ringrazio tutti quanti per la visione. Ci becchiamo alla prossima. Un saluto a tutti e ciao belli.